Amici e amiche modellisti di tutto il mondo, ben ritrovati. Oggi voglio presentarvi la nuova Auffero Laser 2, una macchina laser a diodo che permette la lavorazione di diversi tipi di materiale, sia per quanto riguarda l'incisione che per quanto riguarda il taglio. Prima sigla. L'Auffero Laser 2 è una macchina laser che si pone in una gamma semiprofessionale grazie alla sua area di taglio di 39 x 39 centimetri, permette lavorazioni decisamente più grandi del normale. La macchina Auffero Laser 2 permette di montare diversi tipi di laser. Quello attualmente montato sulla mia macchina, che potete vedere in questo video, è il modello di punta, l'LU4LF, dove LF sta per Long Focus, che grazie ai suoi 5,5 watt di potenza massima riesce a tagliare fino a uno spessore massimo di 1 cm. Inoltre questo modello è dotato anche di Air Assist, grazie al quale è possibile, grazie al quale insieme a un mini compressore è possibile. Inoltre questo modello è dotato anche di Air Assist. Nella confezione trovate il tubicino che è possibile collegare all'uscita del modulo laser, con il quale in coppia con un mini compressore è possibile creare un flusso d'aria costante che spazza via tutte le polveri sottili che si creano durante l'incisione e il taglio, e evitando quei fastidiosi aloni di bruciatura tutto intorno al tracciato dell'elemento che stiamo lavorando. Purtroppo però, non avendo a disposizione un mini compressore, non mi è possibile mostrarvi il funzionamento dell'Air Assist. Non è detto però che in futuro non possa pensare di fare un video tutorial completo sull'utilizzo della macchina. Scrivetemi nei commenti se vi potrebbe interessare un video di questo tipo. L'Auffero Laser 2 permette la lavorazione di una moltitudine di materiali diversi, tra cui carta, cotone, acrilico, ceramica, pietra per quanto riguarda l'incisione. Ma la cosa che soprattutto mi ha fatto appassionare a questa macchina e che dovrebbe far appassionare anche voi, amici modellisti, è la possibilità di lavorare il legno, sia in incisione che nel taglio. Infatti, grazie all'Auffero Laser 2 è possibile ottenere lavorazioni precise e di alta qualità. E soprattutto il bello è che la si può utilizzare anche nella costruzione dei nostri modelli, che siano fantasy o di scene presbiali. La confezione si presenta compatta. Al suo interno, oltre a tutti gli elementi che compongono la macchina, troverete anche dei comodi e indispensabili occhiali di protezione. L'assemblaggio della macchina è previsto di realizzarlo in autonomia, ma anche su questo non dovete spaventarvi, perché il montaggio è davvero semplice. Oltre al foglio con delle brevi istruzioni di utilizzo per essere subito operativi, viene fornito anche un QR code da scansionare che vi porterà alla visione di un video dove verrà mostrato passo passo l'intero assemblaggio.
Una volta montata la macchina è utilizzabile sin da subito. Per poter cominciare a lavorare i materiali, la cosa che vi serve inizialmente è un software su cui disegnare il modello che poi la macchina dovrà andare a incidere oppure a ritagliare, a seconda della vostra scelta. La macchina Ferrolaser 2 è commercializzata dal sito www.sinismall.com. Trovate il link sotto in descrizione. Vi consiglio, se vi appassiona questo tipo di arte, di fiondarvi all'acquisto di una macchina. Sul sito chiaramente troverete anche modelli più da principianti e anche modelli invece più professionali. Questo, a mio parere, è un buon compromesso anche per chi vuole iniziare, ma perché vi permette di sfruttare in maniera semplice tutte le potenzialità di una macchina che di fatto vi dà dei risultati altamente professionali. Se deciderete per l'acquisto, vi consiglio di utilizzare il codice promozionale Aufero, che vi darà diritto ad ulteriori $30 di sconto sul totale. Se avete la passione del disegno grafico digitale e avete capacità nell'utilizzo di software che servono di fatto per creare grafica vettoriale, davvero non avrete alcun limite, se non la vostra fantasia, nel disegnare e costruire con una macchina di questo tipo. In caso contrario, sappiate che in rete esistono diversi siti che offrono sia risorse free che risorse a pagamento, ma anche le risorse a pagamento hanno spese veramente minime, esigue, con cui è possibile realizzare veramente di tutto. Ci sono disegni in formato vettoriale già pronti, non dovete fare altro appunto che caricare il disegno, dare l'ok e per il resto ci penserà a tutto la macchina. Questa breve recensione della macchina vi sia piaciuta e vi abbia fatto capire le qualità e le potenzialità soprattutto di possedere un attrezzo simile. Voglio realizzare insieme a voi un piccolo progetto. Andremo su questi pannelli di pioppo a ritagliare e assemblare quello che è il logo di Modellismo Fantasy. Seguitemi.
Questo è il risultato finale. Un piccolo esempio di quello che si può ottenere grazie allo Ferro Laser 2. Con questo per oggi è tutto. Vi lascio tutti i link di riferimento per acquistare la macchina o anche solamente per vedere quali sono le novità sul sito della Simis qui sotto nella descrizione del video. Ci sarà anche il link per scaricare l'SVG del logo di Modellismo Fantasy se qualcuno di voi volesse divertirsi a ricreare il progetto che abbiamo visto. Nei prossimi mesi creerò qualche video veloce in cui utilizzerò ancora la macchina per fare magari delle decorazioni natalizie visto il periodo. Ho già in mente un progetto di un modello fantasy con cui i moduli li creerò grazie alla Ferro Laser 2. Con questo è tutto, mettete like al video se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Ciao!